Buonasera. Buonasera e buon Natale, caro Tommasino. Voi siete il mio nipote prediletto, io lo dico sempre, Tommasino è il mio nipote prediletto. E il Signore mi deve fare vivere 100 anni, eh? Tu hai buttato le 5 lire sul comodino, non le dai, eh? E io, quando mai? Cosa le 5 lire, questo Natale non è in posto. No, io non agito quando niente. Cosa le 5 lire? Oh, ma dimmi, cos'è cosa che devo essere improvvedato proprio davanti agli amici? Per non mettere le mani nelle tasche della madre, Don Pasquali, e voi pare che la potreste pure finire, e voi fate piangere con l'acqua questa creatura che ho. E solo tua madre si tocca di nuovo a questo pianto di sciacallo. E presente, io Nazareth, prendo il camaduo e davvero. Davvero? Ma non mi lascia pure. Io sono il fratello di tuo padre e mi devo rispetto, capito? Anzi, adesso come viene gli racconto ogni cosa, gli racconto. Donna Concetto, guardato, guardato dappertutto, ho girato la stanza in ogni angolo. Le 5 lire non ci sono più. Sotto il letto, avete guardato. Mi voglio fare contenta, eh? E torno di nuovo e sposto anche i mobili dal muro. Ma se non trovo le 5 lire. No. Io devo essere presente. Perché se trovo le 5 lire dico che le ho trovate. Non lo so, però io devo essere presente. E se si trova la cinque, te lo giuro, coppa l'anima santa di mamma. Ma quella è viva perché c'è l'anima santa. Perché l'anima la tengono solo i morti, mo. Te lo giuro sull'anima viva santa di mia madre. Io mi metto in mano all'avvocato. Ah sì? E io ti faccio un giuramento solenne. Un giuramento che non ho mai fatto a nessuno. Ti giuro sul direttore del bambolotto di Napoli. Che se non trovo le 5 lire, questo Natale te lo faccio passare all'ospedale. Permetti, mamma, permetti. Donna Concetto, ho fatto proprio male a salire, Voi avete dovete andare. Tra poco arriva mia figlia col marito a fare Natale con noi, non ci vogliamo amareggiare la serata. E perché? Fate lo scemo. E state attento perché il marito sa tutto. Per una lettera che mio marito, senza sapere niente, ha consegnato nelle sue mani. È solamente io quello che ci è voluto per fargli fare pace un'altra volta. Le lacrime mie, oh, le lacrime mie. Donna Concetto, io a nostra figlia voglio bene. Madonna mia, e quello lo dice in faccia come se mia figlia fosse zitella. È maritato, lo volete capire, sì o no? A voi che siete venuti a me? A chi? E ringraziate il cielo che sono qui. Mio figlio è giovanotto e non capisce niente. Mio marito è come se non lo tenessi. Perché se avessi avuto un altro uomo vicino, questa storia sarebbe diventata un pezzo. Non vi amareggiate che me ne vado. Voi non sapete quello che stiamo soffrendo io e vostra vita. Non lo vuole il marito, non lo vuole. Lo vuole, vi prego di andare. Uscite immediatamente da questa casa, non ci dovete più vedere, non ci vedete. No, ho pensato che avevi tutto sbrigato e ho aperto la porta. Perché hai aperto la porta? Te l'ho detto, Luca, ho pensato che stava arrivando e ho aperto la porta. Tu hai pensato che io arrivavo e io sono arrivato veramente. Telepatia. Non sai che era telepatia? Ma l'hanno spiegato con la telepatia, è che quando io lo busso e tu apri la porta. E ora dopo di Tommasino se ne stava andando. E arrivederci, tanti cari auguri anche alla famiglia. Aspetta, voi siete amico di mio figlio? Sì, io lo vedo spesso. E io sono il padre, Luca Cubiere. E piacere, Vittorio Emilia. Oh? Emilia. Ma fa piacere che mio figlio frequenti gente come voi, volevo dire signori. E io ce lo dico sempre a mio figlio, di frequentare brava gente e onesta, perché la cattiva gente questa è la pianta giovane. E arrivederci e buon Natale! Ma aspetta che stiamo parlando, così sembra che lo voglia cacciare. Da fare, ma così sembra che lo voglia cacciare, no?
gli hai offerto qualcosa? Non ha voluto, non ha voluto. Ti lo so, un caffè. No, grazie. O un dolce, una pasta reale. No, grazie. Vieni, arrivederci. Avete visto il presente? Veramente no. Non gliel'hai fatta vedere. Oh, Daniele! Non gliel'hai fatta, la carena, io te lo faccio fare allora, Ecco, venite, ve lo faccio vedere io, mettetevi qua, e se vi allontanate un attimino così per il colpo d'occhio, ecco qua, aspettate un momento che così faccio questo, ecco, vedete qua, è uno, è due, è tre, pa! E questo l'ho fatto io, sano. Avete fatto voi da sola? Sì, sono aiuto di nessuno. Aiuto. Contrastato la loro famiglia. Bravo. E guardate, io sono un appassionato, quando viene Natale, se non faccio il presepe è come se fosse di cattivo augurio, guardate. Abituato com'ero che la buonanima di mio padre lo faceva per me e per mio fratello, io ho continuato a fare per i miei figli. Guardate. E quest'erba, lo dico. Quest'erba l'avete messa voi? Qual è? Quest'erba. Ah, il musco. Sì. Sì. Si fa in tutte le case, no? La noce con marito sono arrivati? Rinuncia, io nell'altra mia figlia, quella maledata, sì, ecco, grazie. Vengono qua a passare il Natale, sì. Ecco, quella è sposata con vuole per poco, forse avete ricevuto la il nome in qualche romanina, Nicola per poco, tutta per poco, no. E quello che ha messo l'appartamento per lui, c'è, bello, sì, i quadri, tappete, ogni mobile è un capodopera, sì, c'hanno pure il pianoforte, sì, c'hanno pure il pianoforte, non lo sa suonare nessuno, però dice che il pianoforte è la casa, ci vuole, la casa, sì, tappete buttate per terra, comprate tutto, come. E io vado spesso a trovarle, perché lei che viene spesso, e quando vado da lei mi piace che mi metto sulla terrazza, sì, mi metto sulla terrazza, un pochettino d'aria, allora io vado tutti i giorni perché pure io lavoro, infatti voi mi trovate in questa situazione adesso, però quando io lavoro alle 7:30 sotto la letta con un grillo, per andare a lavorare, poi mi prendo una bella tazzina di caffè, quanto è fatta bene, e poi vado a... in tipografia. Perché voi siete tipografo? No, diciamo uomo di fiducia, sì, uomo di fiducia. Ho preso il posto che rispettava mio padre, sì, e infatti loro mi hanno dato le chiavi, mi hanno detto quando è morto mio padre, quando è morto, mi doveva morire, no? E quando è morto mi ha detto, voi dovete prendere il posto che spetta a vostro padre, perché voi siete, come ha detto, voi siete una razza di fiducia, che soddisfazione, quando ho visto che mi davano le chiavi, sì, perché mi hanno dato pure le chiavi, davvero, sì, fai vedere le chiavi. Ma che gli faccio vedere, sono le chiavi grandi, la tipografia. Sì, la mattina apro, la sera chiudo, se no com'è? E come stavo dicendo, quando vengono queste feste ricorrevoli, dico Natale, Pasqua, Capodanno, bravo, e ci riuniamo. Sono uscita adesso per andare a prendere
Allora, guardate, sono andata a San Biagio dei Ebrai.